Allora, Mario Caneschi, dopo aver parlato col presidente, vicepresidente dell'Idoli Pirata, facciamo un punto sulla partita. Mi sembra che una gara che si poteva addirittura vincere e rischiare anche di perdere sul finale. Eh beh, più o meno l'hai già raccontata bene tu. Diciamo che alla fine non so se rimane rammarico, credo di no, perché giustamente abbiamo anche rischiato magari di compromettere tutto nel finale. Però continuo a dire, è sicuramente un'altra squadra quella nostra rispetto alle prime partite, rispetto a quasi tutto il giorno di andata. Contentissimo di quest'altra prestazione da parte dei ragazzi, che fa seguito a un'altra due partite dove abbiamo fatto molto bene, sia in quel di Faidi dove abbiamo perso 2-1, ma dopo aver condotto per 55 minuti per 1-0, e a quella. Ma il Faidi hai vinto 6-2 a Formia. Sì, ma all'andata ha fatto 6-1 con noi, quindi in casa loro, senza Sorrentino, senza Guerra, e la squadra si è comportata benissimo. E quindi ripartiamo da questo, dal fatto che la squadra credo che oggi sia consapevole che può giocarsela con tutte. Poi è chiaro che spesso quando le partite rimangono e non le chiudi e rimangono in bilico, probabilmente lì paghiamo qualcosa a livello mentale, perché non riusciamo a gestire bene i momenti caldi, diciamo, tra virgolette, dell'incontro. Però sicuramente una grossa prestazione pure quella di oggi, se consideriamo che Damiano settimana scorsa non si è allenato, quindi si è presentato direttamente oggi al campo perché aveva una contrattura, che Luca De Santis è stato tutta la settimana con vomito e febbre e si è presentato pure oggi al campo. È chiaro che anche loro avevano sicuramente qualche assenza importante. Direi che ci teniamo stretto questo pari che abbiamo a tratti abbiamo sognato che potesse diventare una vittoria di quelle importanti, no? Che ti mette fiducia, però ci teniamo stretto questo pareggio e proseguiamo in quello che è secondo me un percorso di crescita che mi auguro ci porti ad arrivare dove tutti vogliamo arrivare. Bruno De Santis è uscito, non è più rientrato, c'è qualche problema? Hai avuto? Sì, ha rimediato praticamente una ginocchiata sul quadricipite, che niente di particolarmente serio, però al momento è dolorosissimo e quindi non riusciva più a correre, e quindi ho dovuto fare a meno di Bruno. E diciamo l'errore che ci ha costato i 3 punti, Damiano si sta accusando di quell'errore, ma gli ho detto di stare tranquillo, perché è vero che lui ha provocato il 5° fallo. Siamo stati, forse questa è una cosa che abbiamo sbagliato nella ripresa, siamo arrivati troppo presto a 5 falli, però diciamo che Damiano ha giocato tantissimi minuti e probabilmente la gestione sua doveva essere un attimo più attenta e farlo riposare qualche minuto in più. Forse questo era il tuo errore che hai fatto, però chiaramente Sorrentino in campo è un'altra cosa. No, non è il problema, io vorrei arrivare ai ragazzi, dico che vorrei arrivare a non dire una cosa del genere e quindi ad avere fiducia in tutto il gruppo in egual misura. Il problema è che poiché noi in alcuni momenti della gara, soprattutto negli ultimi minuti, ripeto, quando la gara comincia a essere determinante per il risultato, chiaro che uno come Damiano difficilmente lo togli dal campo, anche perché vai a caricare di grosse responsabilità magari un ragazzo che ha giocato fino a lì 2-3 minuti. E per cui la scelta è stata quella di tenere in campo Damiano. Ma ci teniamo stretto l'errore di Damiano, perché di errore probabilmente si tratta, ma la prodezza del primo gol e tutto il resto che lui ti dà, cioè, voglio dire, non, nel dare e avere siamo in debito con lui, sicuramente non siamo in credito. Mi aspettavo che questa cosa, chiaramente, quindi quando il pubblico applaude il gol di Damiano in quel modo, è chiaro che ti fa pagare come se ti facesse pagare un biglietto a una partita di calcio, no? Voglio aggiungere forse una cosa, lui che è uno dei più esperti di quelli che ho, dovrebbe riuscire secondo me a gestire meglio la sua persona, nel senso che senza aspettare che il tecnico da fuori rie, dovrebbe capire quando è il momento di andarsi a sedere 3, 4, 5 minuti per poter poi ripartire e rigiocare ai livelli dei primi minuti. Questo lo sta dicendo il mister ufficiale, un giocatore della squadra, quindi chiaramente che non ha il coraggio di metterlo fuori. Non si tratta di avere il coraggio, si tratta di fare delle scelte e soprattutto di non mettere grossa pressione nei minuti finali magari a chi in quella gara ha giocato solo un paio di minuti, e per cui lo vai a caricare di responsabilità che in quel momento forse non si merita o che non è in grado di reggere. L'Idoli Pirata come l'hai visto rispetto all'andata? Mi sembra che comunque qualche problemino di troppo ha avuto.
ma si vede che è una squadra quadrata, per fargli gol devi penare, poi avevano delle assenze importanti, quindi bisogna prendere atto pure di questo. Noi di contro, ripeto, noi non possiamo far calcoli contro squadre, abbiamo l'obbligo di giocare così contro tutte. Se usciamo dal campo e siamo consapevoli di aver fatto il massimo, è una cosa che ci gratifica e ci dà l'energia per poter affrontare questo campionato fino alla fine, sperando in qualcosa di importante, che qualcosa possa succedere. È l'unico modo per arrivare a salvarsi. Ultima cosa, sorpresa sconfitta in casa per l'Heracles Città del Golfo, te l'aspettavi? Contro la Virtus Feiti, la squadra che ha giocato la settimana scorsa tu. Me l'aspettavo, no, non me l'aspettavo, però il Feiti, quando io ho detto che abbiamo fatto una grossa gara, se guardiamo le differenze di classifica tra il Feiti e noi, e che l'andata hanno stradominato battendoci 6-1, e senza Guerra e Sorrentino abbiamo fatto 2-1 da loro prendendo gol a 4 minuti alla fine. Questo lascia capire che abbiamo affrontato una grossa squadra, che ha risolto la partita con il loro giocatore di colore, che non ricordo il nome, che a 3 minuti alla fine ha fatto 2 giocate e ha mandato praticamente un paio di giocatori con due doppi passi di seguito, praticamente ci ha spezzato la squadra in due tronconi. Per cui ha giocatori di qualità, quindi diciamo sono sorpreso, ma non mi meraviglia che il Feiti possa aver fatto il risultato pieno là. Anche perché potrebbe essere comodo per le altre squadre, che chiaramente l'Heracles molla perché ormai deve giocare i playoff, e quindi potrebbe essere utile per tutti fare i punti. Ma noi dobbiamo contare solo su di noi, i calcoli sulle altre non ci aiutano a fare nulla di che. Dobbiamo credere nel lavoro che facciamo, dobbiamo cercare di dare continuità. Non dico ai risultati, perché non ne abbiamo molti di risultati, ma alle prestazioni che ultimamente sono delle prestazioni diverse da quelle che eravamo abituati a fornire. E poi io sono convinto che se continui a giocare bene, prima o poi la porti a casa. Bocca al lupo. Crepi.